Allora, lunedì 10 giugno, siamo nell'Isis Ruggero di Lauria, qui a Lauria. Si è appena conclusa la cerimonia Iker My School, conclusione dell'anno scolastico. Sono con l'insegnante Raffaella Mitidieri. Allora, professoressa Mitidieri, lei ha presentato un suo progetto e nello specifico ci racconti un po' come è andata anche quest'anno questa serata. Allora, io, per me è la prima volta che partecipo a questa festa organizzata dalla mia scuola, quindi è vero che ho partecipato presentando un mio progetto, però ero pure molto incuriosita da come si svolgeva questa festa, a cui in altri anni non ho avuto l'occasione e l'opportunità di partecipare. Devo dire che, nonostante le esitazioni della vigilia dovute al fatto di organizzare la festa non nel solito luogo, cioè all'Hotel Isola di Lauria, e quindi in un ambiente un poco più piccolo, però penso che tutto sommato la festa sia riuscita bene, almeno a me ha fatto questa impressione, perché si sono riuscite a coniugare tante anime e tante dimensioni che si vivono nella nostra scuola, diciamo che sono emerse le tre scuole, cioè i tre indirizzi che abbiamo, le attività. Ce li vuoi ricordare questi indirizzi? Di sì, allora l'indirizzo praticamente è l'Ipsia, che sarebbe l'istituto professionale per l'artigianato, poi la mia scuola, la scuola a cui appartengo, che è l'istituto professionale per il commercio e i servizi sociosanitari, e io insegno nell'istituto professionale per il commercio, e poi l'altra scuola sarebbe l'istituto agrario di Lago Negro. Questo è il nostro ISIS, e diciamo che è stata la manifestazione è stata una estrapolazione di varie attività che vengono svolte nella nostra scuola, e alcune sono Raffaella, diciamo perché i ragazzi devono iscriversi alla vostra scuola, perché è importante venire qui a Lauria all'Isis Ruggero? Beh, innanzitutto diciamo che questi tre indirizzi possono interessare ragazzi che sono orientati per cose diverse, ovviamente, e comunque sono tutti quanti seguiti in una maniera professionale, perché per esempio io da circa 25 anni che insegno nel professionale per il commercio, e quindi penso che di avere una certa tradizione alle spalle negli insegnamenti che propongo, però nello stesso tempo siamo anche sensibili a tutto il nuovo che ci si presenta davanti, anche se abbiamo la tradizione alle spalle dobbiamo comunque guardare il mondo che si evolve e raccogliere gli input che possono prevenire da questo mondo. Per quanto riguarda l'indirizzo nuovo, è cominciato molto bene, con persone che si spendono molto e che quindi, cercano di fare del loro meglio, Poi c'è l'indirizzo Lipsia, che è un indirizzo ancora più antico dell'IPC praticamente, perché noi come IPC abbiamo avuto origine all'inizio degli anni 70, invece l'Ipsia è ancora più antico, così come si è visto anche nella festa presentata, dove ha parlato un signore di una certa età, che comunque era stato un alunno dell'antico Ipsia. Quindi tradizione, voglia di innovazione sono sicuramente degli aspetti che ci pongono nella migliore condizione per chiedere ai ragazzi di venire a conoscerci, perché se ci conoscono, noi ci vogliamo far conoscere, e quindi abbiamo anche il piacere di riceverli come iscrizione se vorranno venire da noi. Raffaella, questa sera in particolare si è evidenziato anche l'importanza dell'integrazione, questa è una scuola all'avanguardia sul versante dell'integrazione. Sì, è vero, questa integrazione deve essere vissuta come un punto di qualificazione della scuola stessa, prendo a spunto l'intervento del professore Nacci. L'intervento del professore Nacci poneva l'accento sul fatto che la conoscenza deve essere collegata alla virtù, quindi le virtù umane si devono affiancare anche ai contenuti di istruzione che noi possiamo proporre, e appunto l'esperienza umana dell'integrazione sicuramente fa crescere questo aspetto di virtù e di
questo aspetto di virtù che nell'uomo deve essere comunque curato. Ecco, questo è che mi sembra. Ecco, ricordaci, giusto per concludere, con un aspetto particolare di questo progetto dell'immigrazione, avete presentato, i ragazzi hanno presentato un progetto di un fotoromanzo. Eccoci, come ti allora, guardi, il progetto del fotoromanzo che sicuramente è interessante, come dire, ecco, io voglio dire che l'ho vissuto un poco dall'esterno, perché essendo un insegnante di economia aziendale mi sono occupata, diciamo, di altre cose. Più che altro posso dire qualche nota di spiegazione per il progetto che ho presentato io. Mi sento di dire che abbiamo presentato questo progetto che modifica l'alternanza scuola-lavoro e che non è una cosa da sottovalutare, penso che sia molto importante, perché è un'alternanza scuola-lavoro che ha come scopo la creazione di un'impresa reale che parte da delle cooperative che faremo formare ai nostri giovani. Abbiamo questo obiettivo ambizioso, ambizioso che speriamo che si possa realizzare, perché i nostri giovani potrebbero poi lavorare, quindi non è solo un'alternanza scuola-lavoro e una sperimentazione del lavoro, ma è proprio un tentativo di creare posti di lavoro. E come dicevo prima, cioè l'occupazione, creare occupazione deve essere al centro dei nostri obiettivi, sempre, perché è la nostra zona che ce l'impone. Allora, io ti ringrazio, però volevo solo concludere con un'ultima cosa. Ricordiamo anche che questa scuola offre anche occasione di studio per gli adulti. Questo sì, in effetti c'è un corso serale sociosanitario, anche questa è una possibilità, perché spesso si è parlato del concetto di educazione permanente. Non so se l'educazione permanente è proprio questo, il fatto che la scuola, l'educazione non è che proprio si esaurisce col compimento dei diplomi di maturità, ma è un percorso che dovrebbe coniugare giovani e vecchi, e vecchi, meno giovani, come posso dire, e quindi arrivare, anche questa è integrazione, diciamo. Vabbè, non aggiungo altro, forse ho pure parlato un poco troppo. Grazie. Allora, ispettore Nacci, abbiamo ascoltato le conclusioni di questa serata molto bella a Care My School. Lei ha ricordato ai ragazzi, ecco, che la virtù è fondamentale, oltre alla conoscenza. Sì. Si tratta di un concetto che ha investito tutta la storia del pensiero. Il concetto di virtù non è qualcosa che è nata ora, è nata con la filosofia greca, con i grandi filosofi greci, Socrate, Platone, Aristotele, ed è stata perfezionata soprattutto poi dalla filosofia cristiana. Che i ragazzi colgano questi messaggi attraverso la scuola e quindi attraverso ciò che apprendono, quindi la conoscenza, forse è l'obiettivo massimo a cui la scuola possa tendere, perché la scuola non è soltanto far acquisire nozioni o competenze, ma la scuola è anche educativa, ed essendo educativa deve promuovere lo sviluppo della personalità, perché più la personalità si sviluppa sotto il profilo cognitivo e affettivo, più domani avremo il cittadino che sa qual è il suo compito di cittadino. Mai come oggi c'è bisogno di cittadini, no? Consapevoli. Mai come oggi, pensi che il grande Platone, in una sua opera, La Repubblica, che è forse una delle più importanti di Platone, a proposito della scuola, aveva indicato una finalità. La scuola deve formare l'uomo e il cittadino, quindi già i greci, con la loro saggezza, avevano capito che significa formare l'uomo e il cittadino. E pensi che lo Stato greco, che allora si chiamava Polis, la città-stato, no? A un certo punto, in particolare Atene, aveva come obiettivo quello di formare il cittadino attraverso la cultura. Pensa che quando c'erano le rappresentazioni classiche e le rappresentazioni teatrali dei grandi tragici greci, ecco, lo Stato faceva cessare tutte le attività lavorative, va bene, obbligava a seguire le tragedie, e lo Stato per l'attività interrotta pagava il corrispettivo che l'artigiano, per esempio, il commerciante avrebbe guadagnato, e quindi, dovendo chiudere l'attività, avrebbe perso.
come spiegare questo progetto di cui ha parlato, di questa rete che vuole creare, visto che ha trovato qui questa scuola con un bel progetto di integrazione? Ecco, la rete la stiamo costituendo, l'iniziativa è partita da Lago Negro, dall'Istituto Tecnico Commerciale di Lago Negro, dietro suggerimento anche mio sostanzialmente, e stiamo coinvolgendo gruppi, varie scuole. Finora ci sono 10 scuole che hanno aderito, del Lago Negrese e delle province limitrofe, Cosenza e Salerno. La rete che significato ha? Ha tanti significati, innanzitutto quello di promuovere formazione dei docenti, perché i docenti hanno necessità di essere formati, altrimenti non ci sarà adeguamento della scuola alle reali richieste della società oggi. La rete si è proposta come obiettivo la realizzazione di una rivista pedagogica che avrà una rubrica che raccoglierà tutte le esperienze positive delle scuole. Per esempio, quelle che abbiamo visto questa sera a Lauria sono delle esperienze positive che saranno descritte e troveranno uno spazio apposito, ma non tanto per pubblicizzare la scuola di Lauria, ma quanto per consentire attraverso questa esperienza alle altre scuole di confrontarsi e di arricchirsi. E quindi la rete ha degli obiettivi veramente. Un altro obiettivo della rete è quello di realizzare dei convegni annuali per studenti provenienti da tutte le parti d'Italia. Va bene, questo seguendo modelli che in certe città, per esempio Firenze, anno per anno vengono fatte e realizzate. Diciamo, gli obiettivi sono grandi, speriamo di riuscirci. Vado a vedere un attimo. Grazie. De Poncitore, un saluto finale al termine di questa bella manifestazione che si conferma sempre importante per i ragazzi e anche per i futuri studenti della scuola Ruggeri. Ha detto molto bene, per i ragazzi, perché noi facciamo tutto questo per far sì che i ragazzi tengano a cuore le problematiche della scuola. I care, mi piace, mi sta a cuore la scuola, e a vedere tanta allegria, tanta motivazione, non si può che non essere soddisfatta di questa manifestazione che, a giudizio di molti, è riuscita. Abbiamo avuto un primo momento nel corso del quale abbiamo curato la mente, adesso stiamo curando il corpo. Complimenti anche per questo secondo momento, perché davvero le orecchiette in particolare erano eccezionali. No, ma anche questo momento è frutto di un percorso, perché come si è visto dal video, i ragazzi hanno attivato delle attività laboratoriali, e a conclusione di questa attività laboratoriale riscoprire i prodotti tipici prettamente lucani della nostra area fa parte della nostra cultura e della nostra identità. Grazie a voi. Grazie, grazie. La professoressa Belardi, lei ha fatto un progetto specifico che questa sera ha presentato, ce lo vuole un po' ripetere un attimo per i nostri telespettatori? Il progetto di cui mi sono occupata è il progetto Lotta alla droga. Tutto l'ISIS Ruggero di Lauria, in particolare le classi quarta e quinta, si sono occupati di questo progetto Lotta alla droga. Gli alunni dell'ISIS Ruggero, anche la sezione staccata di Lago Negro, l'Istituto Preprofessionale per l'Agricoltura, dice no alla droga, no alle dipendenze, no al gioco, no all'alcol. Purtroppo questo è un fenomeno che dilaga sempre più nei nostri piccoli paesi e comunità. I ragazzi di Lago Negro, in particolar modo quelli della quinta classe, hanno realizzato uno spot in cui proprio si vede i ragazzi protagonisti di questo spot, come si entra facilmente nel tunnel della droga e come è difficile uscirne. Lo spot è arrivato anche in finale regionale, quindi ha partecipato al progetto. Per quanto riguarda invece la regia, un nostro alunno, Calluccio Luigi, di quinta classe, ha organizzato lui tutto quanto, la regia e tutto quanto. Che cosa ha significato il progetto Lotta alla droga? Ha significato prevenire, che non è scontato, prevenire è meglio che curare, non è una frase scontata, ma i nostri giovani, a contatto con ex tossicodipendenti che sono nella comunità di Tortora,
si sono confrontati su questa problematica e hanno deciso appunto di fare prevenzione, socializzando tra di loro, comunicando, entrando in rapporto più amichevole anche con i docenti, così che se c'è una problematica del genere, convidandola ai docenti, si può uscire dal tunnel della droga. Grazie.